Dai, spero di sì. Silvia. Timidezza e sicurezza sono proprio il caso umano giusto. Vabbè, Silvia, ti vediamo e ti sentiamo perfettamente. Silvia è psicologa del lavoro e formatrice e si occupa in particolare di empowerment delle persone e delle organizzazioni. E in Esatto. questo suo talk, che è l'ultimo della mattinata, ci parla di come vincere la timidezza e la insicurezza. Vai! Grazie. Allora, parliamo di questo tema che penso interessi tutti. Come vi dicevo, io sono il caso pratico della situazione, nel senso che da ex timida sono poi arrivata a parlare in pubblico, quindi parlare in talk, parlare in aule di formazioni, parlare online, fare dirette, quindi tutte quelle cose che servono poi a un freelance per parlare di sé, per raccontarsi, per mostrarsi online e quindi è necessario vincere timidezza e insicurezza che sono un po' a volte delle armi che possono essere pericolose. Cosa succede quando siamo timidi e insicuri? Adesso entreremo un po' nel dettaglio di questi concetti. Capita che la nostra esperienza di vita passata, quindi quello che ci è successo nel passato, vada ad influenzare la nostra percezione attuale di noi stessi, della nostra professionalità e quindi di conseguenza anche il modo in cui pensiamo di essere visti dagli altri e percepiti. Succede che le esperienze passate, un insuccesso, già l'anno scorso vi parlavo di insuccessi e di successi, quindi ritorno su questo tema. C'è successo qualcosa che magari non è andato, faccio magari l'esempio mio pratico. Quando ero proprio piccola, alle medie, mi piaceva molto cantare, cantavo un po' con il gruppo della classe, però arrivavo sul palco e arrivavo completamente afona, cioè succedeva che io completamente perdevo la voce e quindi potete immaginare le figure, non proprio piacevoli e imbarazzanti. Per cui quando ci è successo qualcosa nel passato, perché i genitori ci dicevano: "Ah, com'è timido, ah, ci penso io a parlare per te", queste esperienze influenzano attualmente la nostra voglia di sperimentarci, la nostra voglia di metterci la faccia e quindi di parlare con le altre persone. E quindi questo passato va ad influire il presente e anche il futuro, impedendoci di fare quello che vogliamo fare, quindi di proporci, di raccontarci, di magari esporci come sui social ci dicono spesso che è necessario. E quindi al di là, poi magari vedremo anche le differenze tra il parlare in pubblico e il mostrarsi online, per una piccola attività, per un freelance è importante raccontarsi e quindi esserci sia con i clienti, perché magari devo fare delle proposte o delle presentazioni, oppure appunto attraverso i social, attraverso il proprio sito, attraverso i canali di comunicazione, raccontare se stessi o fare promozione o networking. Vediamo subito una differenza importante, cioè quella tra timidezza e introversione, perché spesso sono due concetti che vengono messi molto vicini, ma non lo sono. Partiamo dall'introverso, ok? Introverso e estroverso sono dei termini tecnici che sono stati inventati da Jung attorno agli anni 20. Che cosa fa l'introverso? L'introverso è una persona che, diciamo, come caratteristica di personalità lo è. Okay? E ha la caratteristica proprio di amare il ricaricarsi da solo, cioè gli piace stare da solo per recuperare le energie. Quindi non è detto che non gli piaccia stare con gli altri o parlare con le altre persone, però ha proprio necessità di avere un momento con se stesso, di avere un momento di raccoglimento per poter ricaricare le energie. Quindi sta in mezzo agli altri e può essere anche abbastanza tranquillo nell'essere con gli altri, però gli piace recuperare nel silenzio di casa sua, nella passeggiata, in un momento di lettura, di raccoglimento, le sue energie. Questo vuol dire che la persona introversa non è necessariamente schiva, chiusa o timida. Potrebbe anche essere timida, ma non è detto. La persona timida, e per quello oggi sto parlando di timidezza, è invece una persona che ha appunto appreso dalle sue esperienze di vita una sorta di disagio. Cioè la persona timida non lo è sempre, ma lo è nelle situazioni sociali, quando appunto deve parlare con gli altri, quando deve interagire in un gruppo, quando deve parlare su un palco o attraverso i social, magari deve fare una diretta, deve fare delle stories. Quindi è nell'interazione sociale con gli altri che il timido si manifesta. Di
di solito con delle reazioni anche fisiologiche del corpo che vanno a, diciamo così, inficiare la sua performance. Ovviamente i casi più eclatanti, al di là del classico rossore, possono invece proprio essere perdere la voce, impapinarsi, bloccarsi, cominciare a sudare freddo, e quindi tutta una serie di reazioni fisiologiche che lo bloccano, perché il timido è appunto coinvolto nella parte della sfera emotiva, quindi comincia a provare una serie di emozioni che è come una sorta di caffettiera che sta per, quando il caffè viene su, visto che prima si citava il caffè, comincia a creare pressione interna, e questa pressione interna crea delle conseguenze nei comportamenti e nella relazione con gli altri. È fondamentalmente spaventato di quello che gli altri pensano e delle reazioni che gli altri potrebbero avere, quindi sostanzialmente di poter fare una brutta figura, di poter dare una brutta immagine di sé, di dare il peggio di sé o di non riuscire a trasmettere al meglio i propri contenuti nel momento in cui sta parlando o sta interagendo con gli altri. Quindi ha paura della situazione, perché il timido di solito vive anche quella che prima Elena chiamava una sorta di ansia da presentazione, ansia da prestazione, cioè vado a configurarmi degli scenari che potrebbero essere apocalittici. Se fossi stata dal vivo vi avrei parlato appunto del cadere prima di arrivare sul palco, di far cadere il microfono, di non so, di fare delle cose veramente strane. Qua ovviamente magari l'ansia più grande è stata quella dei problemi tecnici, no? Quindi di non riuscire a comunicare efficacemente attraverso la propria presentazione. Quindi timido e introverso sono due cose diverse, che spesso vengono confuse, ma non lo sono. Ovviamente tra i due il più problematico è la timidezza, perché è la timidezza che appunto, generando delle emozioni, generando dei comportamenti che possono essere inficianti, vanno a bloccarci nella nostra comunicazione o nella presentazione, o appunto, come dicevo, nel metterci la faccia. Tipicamente la timidezza, che è una emozione anche, chiamiamola così, legata alla vergogna, è più tipicamente femminile. Ci sono degli studi, avrei voluto veramente portarvi le fonti, ma non sono riuscita, ieri sera mi è venuto in mente, insomma, di cercarle, però ci sono degli studi che dimostrano che sono tendenzialmente le donne, per una questione educativa, quindi non per una questione genetica, ma per come siamo stati educati, che manifestano più spesso timidezza e vergogna in pubblico, mentre gli uomini hanno invece, diciamo, qualche problematica in più con la gestione della rabbia, ma anche qui è una questione di come siamo stati educati, perché noi donne, adesso torniamo un po' indietro con gli anni, siamo state educate a fare un po' le damine, quindi ad essere un po' ritrose, un po' schive, ok? Mentre gli uomini hanno manifestare la loro rabbia, e quindi questa cosa a volte ci dà difficoltà nelle manifestazioni sociali di queste emozioni. Ovviamente questo non vuol dire che timidezza e insicurezza siano tratti unicamente femminili, ma come vi dicevo tendenzialmente sono più le donne a manifestarlo e quindi avere anche un pochino più di difficoltà a cominciare a lanciarsi e a parlare con gli altri. Cosa succede però al giorno d'oggi? Che ovviamente i social ci chiedono, in primis, se la pandemia ci ha, diciamo, anche in qualche modo un po' costretto a metterci la faccia, quindi a mostrarci online, a raccontare il nostro personal brand, la nostra attività, il nostro dietro le quinte, attraverso anche foto e video nel quale ci dobbiamo mostrare. E ovviamente la timidezza è tornata a farla da padrone, nel senso che se magari prima avevo un'attività dove andavo dai clienti e quindi avevo una relazione, diciamo, faccia a faccia con il mio cliente, magari uno solo o in un piccolo gruppo, adesso invece il mostrarsi online fa sì che il professionista debba confrontarsi con l'etere, quindi con potenzialmente una schiera di persone che ci stanno guardando, che ci stanno giudicando e stanno facendo delle valutazioni. E quindi timidezza e insicurezza sono aumentate sull'online proprio perché si fa fatica a dire che cosa faccio, mi mostro. Però questa cosa è necessaria, nel senso che non possiamo esimerci dal mostrarci nell'online e dal appunto metterci la faccia, per cui è necessario avere delle strategie per superare la timidezza. Perché quello che si può fare è
imparare ad essere meno timidi o perlomeno imparare attraverso delle strategie a superare questo blocco e a mettersi comunque in azione, perché la timidezza va benissimo, il problema è quando ci blocca invece dal fare ciò che è necessario e importante per noi, quindi appunto dal metterci la faccia, dal raccontarci, dal promuoverci o da trovare delle collaborazioni che possono essere fondamentali per la nostra sopravvivenza professionale, magari proprio in questo periodo storico particolare. Altro tipo di timidezza invece è quella legata al parlare in pubblico, che al giorno d'oggi purtroppo appunto avrei voluto parlarvi dal palco e quindi parlare anche un po' meglio di questo aspetto, però con gli eventi dal vivo che sono stati bloccati, diciamo che in questo momento direi di concentrarci più sull'online che sul parlare in pubblico. Diciamo che il parlare in pubblico, l'ansia deriva dal fatto che ci sono anche degli strumenti tecnici da gestire e c'è una gestione dell'aula, quindi delle persone che sono davanti a noi, delle domande che potrebbero arrivare. Quindi l'incertezza rispetto a che cosa succederà, rideranno di me, mi ascolteranno, faranno un sacco di domande, si annoieranno, e poi anche la gestione dei tempi, perché nella gestione fisica, mentre si parla in pubblico, ci sono tutta una serie di aspetti proprio legati a proprio la gestione dell'organizzazione degli spazi e delle tempistiche che magari facendolo invece online sono più gestibili perché posso mettermi un orologio, posso costruirmi il setting in modo un pochino più controllato e quindi essere più gestibile. Poi dall'altra parte, appunto, magari sull'online ho delle domande a cui posso rispondere oppure no, se invece sono di presenza davanti a un palco e qualcuno mi fa una domanda al quale non sono preparato, la timidezza può fare la differenza perché potrei veramente essere insicuro rispetto a quello che sto dicendo e alla risposta da dare. Quindi arriviamo alle strategie che possono essere utilizzate sia nell'uno che nell'altro campo, quindi sia sul mostrarsi online che nel metterci la faccia poi quando parliamo in pubblico, se dovessimo tornare a incontrarci dal vivo e quindi a fare degli eventi. La prima strategia sembra un po' strana, però è quella dell'accettare, quindi accetta che tu sia una persona timida, che sia una persona con un po' di ansia da prestazione, che la situazione possa essere particolare e quindi ti porti ad avere una certa attivazione fisiologica, una certa agitazione, e accetta anche le conseguenze fisiche e comportamentali sul tuo corpo. Vi faccio l'esempio, nella mia vita sono stata per molti anni molto in ansia, molto preoccupata del fatto che arrossivo. Arrossire per me voleva dire manifestare la mia insicurezza, la mia non preparazione, il fatto che non ero forte, sicura, brava e top, come invece magari altre persone che conoscevo che non arrossivano ed erano per me fantastiche. Però l'ho accettato, cioè ho accettato il fatto che la mia agitazione si manifesta in questo modo e che la mia pelle, essendo molto delicata, manifesta questo rossore, quindi questa vita, questo segno di vitalità, le volte che provo un'emozione un po' forte. Il fatto di accettare appunto che posso sudare, che possa esserci un rossore, che ci possa essere qualsiasi manifestazione, secchezza, delle fauci, piuttosto che, non lo so, fatica a parlare, è già un primissimo passo. Veramente non vorrei fare un gruppo di auto mutuo aiuto, però accettare questa cosa, cioè dire vabbè, e quindi se anche arrossisco, se anche mi metto a sudare, è normale, sono umano, fa vedere che sono vivo, che sono interessato, che sono attivo. E va bene, lo stesso sono io, sono fatto così e questa cosa aiuta a calmare la pressione, perché se noi nel momento in cui si manifesta qualcosa sulla nostra timidezza siamo preoccupati di nasconderlo, di non farlo vedere, come vi dicevo, la pressione interna aumenta e quindi è controproducente e invece noi dobbiamo cercare di normalizzare le emozioni nei momenti in cui siamo agitati. La seconda strategia, qui ci sono la seconda e la terza assieme, la seconda è quella di verbalizzare. Qui ho messo una foto dell'anno scorso del freelance camp con amore. Verbalizza, cioè l'anno scorso mi è capitato che a un certo punto del mio talk ho proprio utilizzato questo strumento, cioè ho detto sono molto emozionata, sono molto agitata, perché anche qua se noi cerchiamo di nascondere l'emozione, l'emozione ci farà fare brutte figure. Se invece noi lo diciamo e quindi ammettiamo che stiamo provando un'emozione, siamo agitate, siamo nervosi, questo calma la nostra
sensazione interna e quindi ci fa fare un bel respiro di sollievo. Oh, l'ho detto, tanto gli altri se ne accorgono comunque che siete agitati e timidi, per cui verbalizzatelo. Questo può anche essere utilizzato, ovviamente, queste strategie, ripeto, anche nell'online. Ovviamente nell'online ci possiamo preparare prima dei video, possiamo tagliare, montare, fare una serie di cose che gli strumenti tecnologici ci aiutano. Ma se ci capita di fare una story, di fare una diretta, di parlare in mezzo agli altri, come magari in questo momento ho uno schermo davanti, non so se ci siete, verbalizzate la vostra preoccupazione, la vostra emozione, e questa cosa aiuta voi a gestire e aiuta gli altri ad immedesimarsi nella vostra umanità, e quindi è una strategia che serve veramente tanto. Terza strategia è quella di concentrarsi sull'altro e non su di sé. Quando siamo timidi e insicuri siamo molto autocentrati. Io come sto? Io sto sudando, io sono rossa, io, ok? E invece è importante concentrarsi sulle altre persone, su quello che stiamo dicendo, sui contenuti che stiamo portando, sui benefici che possiamo dare agli altri, ok? Ecco, concentrarsi sull'altro non vuol dire oddio, quello si è grattato, allora vuol dire che non mi sta ascoltando, oppure si è girato dall'altra parte, si è alzato, allora vuol dire che non sono interessante. Perché lì sono paranoie che stiamo cominciando a farci osservando il comportamento degli altri. Concentrarsi sull'altro significa concentrarsi sul perché sto facendo questo, cioè perché sto parlando di questo argomento, perché mi sto esponendo. Tendenzialmente lo dovrei fare perché agli altri serve quella cosa, cioè perché ho deciso di portare un argomento, di parlare di un tema che per me è importante e che può dare dei benefici anche alle altre persone. L'ultima strategia è, diciamo, ricordarsi a proposito degli altri che non sono tutti lì per te, cioè non sono tutti super concentrati su quello che stai facendo, su come lo dici, se stai arrossendo, se stai sudando, se ti sei impapinato, se ti sei perso. Le persone, ok, tendenzialmente ascoltano, ma a un certo punto potrebbe essere che si perdono i loro pensieri, perché hai detto qualcosa che ricorda loro un pensiero che hanno in testa, perché sono stanchi, perché magari è alla fine della mattinata e quindi stanno pensando al pranzo. Cioè non andiamo in paranoia nel pensare, oh mio Dio, mi guardano, mi giudicano, se metto questo video online o se faccio questo talk e dico qualcosa di sbagliato, cosa penseranno di me? Va bene, magari penseranno che appunto sei emozionato oppure che hai fatto un errore o che non lo so, ma non sono tutti così concentrati come invece l'ansia e la timidezza e l'insicurezza ti portano a pensare, cioè ti portano a pensare che oh mio Dio il mondo mi sta giudicando. Ma questo assolutamente non è vero, per cui riportiamo nella realtà delle cose il fatto che gli altri hanno i loro pensieri, hanno le loro giornate, hanno le loro idee, e sì, magari ti stanno guardando con attenzione, magari no, fa lo stesso, tu vai avanti per il progetto che avevi, per quello che volevi dire, e in qualche modo lascia perdere l'ansia da controllo e da osservazione di tutto quello che fanno gli altri, perché comunque non li possiamo interpretare al 100%. E quindi meglio andare avanti per la propria strada. Altre strategie, e qui arrivo verso la conclusione, sono strategie per essere più sicuri di se stessi. Allora, una cosa che può aiutare sia quando ci mostriamo online, quando abbiamo un talk, insomma qualsiasi situazione sociale nel quale abbiamo una performance o dobbiamo convincere un cliente, una riunione, la prima strategia è quella di prepararsi. Sembra banale, ma non lo è, soprattutto nel mondo dei social. Cioè, se io mi preparo una scaletta di quello che voglio dire, prima mi viene in mente anche Cristina, parlava dell'obiettivo della comunicazione, quindi cosa voglio portarmi a casa, cos'è quello che è importante che agli altri arrivi o è importante che io dica nel momento in cui mi espongo e ci metto la faccia. Quindi mi preparo bene sull'argomento, mi preparo una scaletta che mi aiuta a sapere che cosa sto dicendo o non perdermi per strada. Questo lo dico anche perché a volte vedo online dei contenuti dove le persone divagano, e quel momento in cui divaghi e gli altri potrebbero farti delle domande e arrivi su dei temi che non ti sei preparato, lì il momento ansia, oh mio Dio, che cosa può succedere, è alle porte. Quindi per il timido, o comunque la persona che può essere insicura, perché poi queste cose si imparano, si impara a farle, prepararsi il più possibile, ragionare sugli esempi pratici, dico questo, e anche eventualmente sulle domande che potrebbero farmi dall'altra parte. Cioè, se io dico questo tema, se io parlo di questa cosa, quali potrebbero essere le obiezioni, le domande che
arrivano dal pubblico, posso probabilmente prevedere qualcosa di quello che arriverà e quindi anche in questo caso prepararmi un po' delle idee, delle argomentazioni nel caso in cui arrivino delle domande. Quando mi occupavo di formazione in aula, quindi facendo veramente tantissime ore come docente in aula, e quindi parlavo degli argomenti legati alla comunicazione interpersonale, lavoro in gruppo, avvio di un'attività propria, eccetera, le obiezioni e le domande erano più o meno sempre le stesse. Quindi vi posso garantire che ci sono dei momenti nel quale davvero possiamo prepararci su quello che arriva dall'altra parte, perché altrimenti se siamo al vado a braccio improvviso, questo è un terreno molto fertile per la timidezza e l'insicurezza, perché ogni cosa che esce dal nostro controllo ci può portare a dire, no vabbè, adesso cosa dico, adesso che figura faccio? E quindi questo ci può invece davvero aiutare. Altro passaggio è quello di sperimentare. Beh, vi ho detto che timidezza e insicurezza si possono combattere, cioè si può imparare a neutralizzarle o perlomeno a renderle talmente piccole che non ci blocchino nelle cose che vogliamo fare. Cioè, se avete voglia di proporre un talk, se avete voglia di proporvi appunto attraverso i social, mostrando qualcosa di voi, provate piano piano sperimentando. Ovviamente non vi dico di sperimentare buttandovi subito in un evento da 200 persone, perché quello potrebbe essere un pochino critico dal punto di vista della gestione delle emozioni e dell'ansia. Ma magari cominciare, appunto, i social su questo ci aiutano tantissimo, cioè cominciare con delle piccole stories, cominciare con delle storie parlate, cominciare con fare delle dirette, fare una piccola evento, adesso quando si potrà fare, magari davanti a colleghi sul quale voglio portare un'argomentazione, voglio sperimentarmi, cioè passare all'azione è l'unico modo davvero per agire, è l'unico modo per imparare, è l'unico modo per mettersi alla prova. Io non amo la famosa zona di comfort, sappiate che questo è un termine secondo me parecchio abusato, però per apprendere qualcosa di nuovo, per imparare a evitare che alcuni meccanismi ci blocchino, non c'è niente da fare, bisogna passare all'azione e agire. E l'ultima cosa che vi dico è quella di vivere felici e contenti trovandovi degli sponsor, cioè delle persone che molto spesso possono essere altri freelance, colleghi, altri professionisti che tifino per voi. Perché dico questo? Perché molto spesso noi cerchiamo il conforto nella nostra ansia, timidezza e insicurezza nelle persone che abbiamo vicine, amici, familiari, parenti, che però uno ci mettono ancora più ansia perché di solito ci giudicano, due non capiscono cosa stiamo facendo e quindi ci dicono ma perché devi per forza presentare un talk al freelance camp o perché devi per forza metterci la faccia sui social, non è necessario, ti lamenti del nulla. E quindi ci possono dare dei giudizi che ci fanno sentire sbagliati, ci fanno sentire insicuri e quindi vanno ad agire ancora di più su timidezza e insicurezza. Se invece noi troviamo delle persone con cui condividere la nostra preoccupazione, le nostre idee, le nostre ansie, quindi magari anche come dicevo prima sperimentarci e queste persone sappiamo tifano per noi perché magari hanno la stessa problematica o perché sappiamo essere professionisti che ci possono dare una mano, questi sponsor possono fare davvero la differenza nel sentirci tranquilli, cioè avere un po' come dei gruppi che ci dicono vai sì buttati in questa cosa, ci sarò io ad aiutarti, ci sarò io a darti un feedback sincero, e questa cosa davvero fa la differenza nel metterci la faccia e nel mostrarsi. Quindi vi auguro di fare delle piccole sperimentazioni in questo senso, in modo che al prossimo Freelance Camp dal vivo ci vedremo, farete un talk e mi direte ce l'ho fatta a vincere la timidezza e la sicurezza e mi sono lanciato. Grazie. Grazie a te Silvia. Là sui commenti della diretta Facebook c'è un sacco di gente che sta tifando per te e ti ringraziano. Grazie, adesso vado a leggere e vado a rispondere a tutti. I consigli che ci hai dato. Bene.